contratti derivati top secret, negato da parte della Regione l'accesso agli atti alla nostra redazione. Il direttore generale Manti risponde negativamente per motivi che attengono alla stabilità finanziaria dei mercati. Il sopralluogo di Ispra, Arpa e CNR di ieri al Centro Oli. Dall'ispezione è emerso il rispetto da parte di Eni delle prescrizioni impartite dalla Regione. Intanto anche Legambiente denuncia il cane a sei zampe per la fuoriuscita di greggio al Cova. Giro di mazzette nel polo automobilistico FCA, ascoltato dal procuratore Gai, il vescovo Todisco, dopo le dichiarazioni shock in un convegno a Melfi. Basilicata Soccorso estende il servizio di eliambulanza H24 e i mezzi opereranno anche nelle ore notturne. Come ogni venerdì al termine del TG torna l'appuntamento con le previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi, l'esperto nei nostri studi. Ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV in apertura nel nostro TG, lo avete sentito dai titoli. Torniamo a parlare dei derivati, i contratti sottoscritti dalla Regione Basilicata con due istituti di credito che negli anni hanno portato a ingenti perdite. Stiamo parlando di circa 40 milioni di euro. Per capirne di più abbiamo richiesto l'accesso agli atti che però ci è stato negato. Sentiamo Mara Risola. Contratti derivati top secret e accesso agli atti negato. Documenti pubblici blindati, due interest rate swap chiuse a chiave nei cassetti del Dipartimento regionale Programmazione e Finanze. Non solo le ingenti perdite subite in 11 anni a seguito della stipula dei due swap nel lontano 2006 con Dexia Credio P e UBS Investment. Concretamente si parla di circa 40 milioni di euro versati dall'ente regionale ai due istituti di credito. Ma adesso anche l'impossibilità da parte di chi, come noi, vorrebbe avere visione dei due contratti in questione attraverso una procedura di accesso pubblico agli atti prevista dalla legge. Una possibilità negata dal direttore generale Elio Manti in risposta ad una nostra richiesta inviata tramite PEC lo scorso 16 marzo. Accesso agli atti negato quindi per motivi che, come si legge nel testo del direttore Manti, hanno a che vedere con la politica economica e la stabilità finanziaria dello Stato. Come se rendendo pubblici gli atti della stipula di due swap potesse venir meno un equilibrio finanziario regionale già di per sé minato dalle perdite reali subite dalla Regione e non solamente ipotizzate. Ai fini dell'accesso generalizzato, scrive Manti nella nota, particolare attenzione è riservata al concetto di politica economica e stabilità finanziaria dello Stato, determinandosi a riguardo un'eventuale esigenza di riservatezza. Il concetto, conclude Manti, si può estendere alle scelte di bilancio di un'amministrazione regionale, quale quella di Basilicata. Inoltre la nota conclude sottolineando come dei due istituti di credito interpellati in qualità di controinteressati, uno solo ha fornito risposta scritta confermando la posizione di diniego assunta dall'ente, come se il Dipartimento non avesse già deciso in favore di un no secco all'accesso. Il presunto giro di mazzette alla FCA, il procuratore Luigi Gai ha voluto incontrare Monsignor Todisco, che ieri sera si è recato in procura dove si è intrattenuto circa un'ora. Il caso, lo ricordiamo, è stato sollevato dal vescovo di Melfi. Oggi la vicenda sarà al centro di un tavolo convocato in regione dal presidente della giunta Pittella. Sentiamo tutti i dettagli da Mariolina Notargiacomo. Chiamata in causa dalle organizzazioni sindacali, la magistratura ha risposto. Ad inizio settimana Monsignor Gianfranco Todisco è stato ascoltato dal commissario di Melfi, mentre ieri pomeriggio il vescovo dimissionario della diocesi federiciana si è recato in procura a Potenza dopo essere stato convocato dal procuratore della Repubblica Luigi Gai, con il quale si è intrattenuto per circa un'ora. Come persona informata dei fatti, Monsignor Todisco ha reso informazioni sul presunto giro di tangenti circolate in ambienti sindacali in cambio di un posto di lavoro nel polo automobilistico FCA. Il caso, lo ricordiamo, era stato sollevato dallo stesso Todisco, che nel corso di un convegno dedicato al lavoro ha fatto riferimento ad una pratica ben consolidata in Basilicata anche in numerosi altri settori. Affermazione quest'ultima confermata dal prelato al suo ingresso in tribunale. Lei diceva che è una pratica che viene comunque ed è consolidata anche in altri settori. Anche in altri settori, esatto, settore per esempio del commercio, settore dei centri commerciali o anche dei piccoli così, gestori che
fanno contratto di 2 o 3 ore e poi le persone lavorano 6, 7, 8 ore. Le parla anche di questo o solo di quello che concerne l'indotto? Rispondo a tutte le domande che mi farà il procuratore. Ma su chi possa aver agito in questo modo e a quale sigla sindacale appartenga, nessun riferimento? Questa volta farà nome e cognome? Ma io nome e cognome non li so, perché le persone hanno paura di parlare. E quindi nel momento in cui io so esattamente nome e cognome, dopo aver chiesto e salvaguardato l'incolumità delle persone, allora parlerò anche di questo. Bisogna avere il coraggio di dire pane al pane e vino al vino, e mi auguro quello che viene così mormorato in particolare, sì, nei bar venga detto alla luce del sole, perché questa non è l'immagine della Basilicata, mi dispiace. È una parte, un'immagine offuscata che noi dobbiamo ripulire, e questo è possibile con la collaborazione di tutti. Lei in procinto di partire, faccia un bilancio sul suo mandato qui episcopale. No, ho fatto quello che fanno tutti i vescovi, a servizio della comunità, e guidare il popolo santo di Dio a vivere coerentemente la propria fede. Un saluto e un monito per la Basilicata alla luce di questi fatti. Io sono residente in Basilicata dal primo giorno che sono arrivato, e quindi questa è la mia terra che amo. Adesso vado in un'altra terra, quella sarà la mia nuova patria, e quindi mi porterò tutta la bellezza e tutta la ricchezza di questo paese. Ma continuerà a pregare per i lucani? Senz'altro, ci mancherebbe altro. Ne abbiamo bisogno. Tantissimo. E mentre si susseguono senza soluzione di continuità le prese di posizione delle parti sociali che prendono le distanze dalla vicenda, dopo un lungo silenzio istituzionale, la questione sarà oggi al vaglio del tavolo convocato dal presidente della Giunta regionale Marcello Pittella. I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e del reparto territoriale di Gela hanno eseguito stamani 16 ordinanze di custodia cautelare per un traffico di stupefacenti sull'asse Sicilia-Basilicata, che avrebbe punti di smistamento nelle province di Caltanissetta, Palermo, Catania, Ragusa, Potenza e Matera. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Gela su richiesta della Procura, nell'operazione denominata Tometo, che ha già portato al sequestro di eroina e cocaina, sono stati impegnati oltre 80 carabinieri. Ed ora parliamo del sopralluogo di Ispra, Arpe e CNR di ieri al Centro Olio. Dall'ispezione è emerso il rispetto da parte dell'ENI delle prescrizioni impartite dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento Ambiente. Ad assicurarlo a fine ispezione il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. E intanto anche Legambiente denuncia ENI per la fuoriuscita di petrolio al Cova. L'annuncio nel corso di un incontro a Viggiano nell'ambito dell'Ecogiustizia Tour della Onlus. Ce ne parla Daniele Corbo. In Basilicata oggi abbiamo deciso di presentare un esposto che chiede di utilizzare la legge sugli ecoreati, perché quello che è successo a Viggiano con la perdita di greggio che è stata denunciata da ENI, secondo noi configura reati che permettono di utilizzare il delitto di inquinamento, il delitto di disastro ambientale e il delitto di omessa bonifica. Dopo i sindaci di Grumento e Viggiano, anche Legambiente Basilicata ha presentato un esposto denuncia contro ENI in relazione allo sversamento di greggio al Centro Olio Valdagri. L'annuncio nel corso della tappa viggianese dell'Ecogiustizia Tour, promosso dall'associazione, ha lo scopo di illustrare i nuovi strumenti giuridici per la tutela dell'ambiente, lo spartiacque e la legge sugli ecoreati. Prima, tutti i reati contro l'ambiente erano di natura contravvenzionale, di serie B, hanno spiegato i relatori intervenuti al dibattito. Tempi di prescrizione brevissimi e non si potevano usare intercettazioni, misure cautelari e arresti per fermare gli inquinamenti. Dall'impunità quasi certa, nel 2015 si è passati a pene fino a 6 anni di carcere per il reato di inquinamento ambientale, sottolinea la Onlus. Le nuove norme stanno funzionando perché inizia a cadere qualche testa. Anche la legge sugli ecoreati è perfettibile, però è emerso durante l'incontro, e da sola non può comunque funzionare. Purtroppo oggi
ma non soltanto a Grumento, a Viggiano, in Valdagri. La vicenda tra le mille indicative in questo senso di Taranto è oltremodo significativa, chiaramente. Oggi ci troviamo, come molte volte, troppe volte è accaduto in questo paese, in presenza di una magistratura chiamata a fare molte volte anche il mestiere, la diciamo molto terra terra, di altri soggetti. A prendere la parola anche il sindaco di Grumento, Antonio Imperatrice, e il vice sindaco di Viggiano, Michele Montone, che ha ribadito l'impegno del comune sul fronte emissioni del centro olio. Bisogna andare a normare ciò che viene immesso in atmosfera. Non tutto è normato, e mi riferisco in particolare agli idrocarburi non metanici, che addirittura erano precedentemente normati in un DPM che è stato poi abrogato nel 2010. Noi auspichiamo che la Regione, ove possibile, e se non è possibile il Governo nazionale e il Parlamento, possa intervenire normando questo aspetto che è di fondamentale importanza. E intanto il governo reintroduce una norma pro trivelle che riguarda in particolare parchi e aree protette, quanto denuncia la deputata lucana del Movimento 5 Stelle Mirella Liuzzi. A preoccupare questo quanto si legge in un comunicato stampa e la dicitura all'articolo 5, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle strettamente conseguenti che possono essere, sottolinea la deputata lucana, pozzi nuovi di servizio a quelli esistenti. Il Movimento 5 Stelle voterà no e si appella a tutte le opposizioni affinché facciano saltare questo vergognoso articolo pro-triv. Usare le royalty per investire in conoscenza è il monito lanciato dal vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro, Monsignor Orofino, nell'ambito del convegno Fede, Culture e Risorse per la Basilicata che vogliamo, promosso nel pomeriggio di ieri dalla Conferenza Episcopale di Basilicata di concerto con la Commissione Regionale del Laicato, alla presenza dell'Arcivescovo di Taranto Filippo Santoro. Poteri forti come quello economico, è stato ribadito, non possono sottomettere tutto il resto, così come un ambientalismo fondamentalista nel quale nulla si deve fare, tutto deve rimanere com'è. La questione non è sì o no al petrolio, ma dare garanzie per la salute e l'ambiente, soprattutto alle future generazioni. E polemica sulle assunzioni in atto all'ARPAB, le critiche giungono dalla CGIL, sentiamo perché da Michelangelo Russo. Come funzione pubblica CGIL consideriamo grave la decisione dell'ARPAB di continuare ad assumere figure dirigenziali con qualifiche professionali che poco hanno a che vedere con la mission dell'agenzia e soprattutto con l'attuale quadro delle emergenze da affrontare, anche rispetto a gravi mancanze e inadempienze del passato. E quanto afferma in una nota Roberta Laurino, segretario generale FPCGL Basilicata, nell'evidenziare che da quando si è insediato il nuovo direttore, al di là dei proclami e delle tante promesse e aspettative legate al masterplan, si è continuato a rafforzare solo le strutture amministrative e tecnico-gestionali, utilizzando le poche capacità assunzionali per assumere amministrativi, architetti, ingegneri, mentre ci si è dimenticati completamente delle figure professionali più utili, che hanno competenze in materia sanitaria e ambientale, quali ad esempio chimici, fisici e biologi. In questi ultimi mesi, in particolare, attacca Laurino, abbiamo assistito a scorrimenti di vecchie graduatorie per assumere dirigenti, saltando da una graduatoria all'altra, alcune di dubbia legittimità rispetto alla stessa validità, senza che sia dato sapere quale sia il criterio di priorità. Le esigenze di figure amministrative sembrano non trovare mai fine, tanto da richiedere anche convenzioni continue per attingere collaboratori e consulenti amministrativi da altri enti. Ancora più assurdo, secondo la Laurino, è che in assenza di una programmazione delle assunzioni 2017-2019 si assumono d'urgenza figure dirigenziali a tempo determinato per 3 anni. Un anziano è stato investito stamane al rione San Rocco a Potenza, più precisamente tra Corso Garibaldi e via Appia, all'incrocio che porta al cimitero, un tratto non nuovo ad incidenti del genere. L'automobilista che ha investito il 72enne si è fermato a prestare soccorso. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo in ambulanza al pronto soccorso. Le condizioni dell'anziano non sarebbero gravi, è giunto in ospedale in codice giallo. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità.
Global Service, società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. I migrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni, via della tecnica 24 85 100 potenza 0971 19 40 572, info@globalservicesociale.it. Segnala ingiustizie, disservizi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG. Contatto diretto con la nuova TV. Manda foto e video al nostro numero WhatsApp 346 8353 824. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG. Basilicata Soccorso estende il servizio di ambulanza H24. I mezzi della società Babcock, affidataria dal 98 dell'appalto regionale, opererà anche nelle ore notturne grazie alla risposta ottenuta da numerosi comuni lucani che hanno attrezzato le aree destinate all'atterraggio degli elicotteri. Nello specifico si tratta di campi sportivi. Attualmente il servizio è assicurato complessivamente in 17 centri della Basilicata, compresi quelli già esistenti di Potenza, Matera, Policoro e Lauria. Gli altri comuni in cui si potrà operare sono Craco, Vietri di Potenza, San Costantino Albanese, Miglionico, Castel Saraceno, Brienza, Chiaromonte, Lago Negro, Melfi, Latronico e Senise. I dettagli sul nuovo servizio di elisoccorso sono stati illustrati nel corso di un incontro che si è tenuto oggi in Regione alla presenza del Presidente della Giunta Pittella, dell'Assessore alle Politiche della Persona Franconi, dai dirigenti delle due aziende sanitarie di Potenza e Matera, oltre al Direttore Generale del San Carlo. Presente inoltre il Direttore di Basilicata Soccorso Diodoro Colarusso, che ai nostri microfoni ha tracciato anche un bilancio dell'attività svolta sul territorio. Ascoltiamo l'intervista di Mariolina Notar Giacomo. Il servizio è partito la notte scorsa, oggi avevamo concordato la presentazione ufficiale, stanotte c'è stato già la prima notte di servizio. Gli ospedali di Potenza, Matera, Policoro erano già attrezzati con delle basi per il volo notturno. In più noi in questo periodo, proprio per migliorare la capillarità dei luoghi dove l'elicottero potesse atterrare anche di notte, abbiamo attivato anche il campo sportivo di Lago Negro. Lauria aveva già una base propria in precedenza, era stata messa a norma con la precedente sperimentazione alcuni anni fa del volo notturno. Quindi diciamo gli ospedali della regione, gli ospedali cosiddetti per acuti della regione, sono tutti serviti dal servizio dell'elisoccorso notturno. Noi abbiamo due elicotteri che fanno il servizio diurno, però soltanto quello di Potenza si occuperà del notturno. Dal punto di vista medico c'è un anestesista ed un infermiere. La differenza dell'equipaggio diciamo di condotta dell'elicottero rispetto al volo diurno è rappresentato dal fatto che c'è un pilota e un copilota di notte, perché ovviamente le condizioni di sicurezza devono essere notevolmente aumentate. No, questo è un servizio che è strutturato per continuare, per diciamo continuarsi con il prossimo espletamento della gara di aggiudicazione, perché questa è una gara in proroga e in effetti abbiamo già previsto un nuovo capitolato, ci sarà una nuova gara dove noi abbiamo previsto in modo istituzionale il servizio notturno. Noi stiamo facendo un lavoro di profonda rivisitazione del sistema 118 riguardo ai servizi su gomma. Stiamo prevedendo dei servizi anche più agili che possano raggiungere le popolazioni in termini più brevi, per esempio con l'utilizzo delle auto mediche. Abbiamo avviato un appalto per l'acquisto di nuove ambulanze che dovrebbero diciamo dare
un contributo significativo a migliorare la capillarità del servizio. È in corso da parte dell'azienda sanitaria di Potenza un reclutamento di ulteriore personale, perché soprattutto con l'apertura delle mobilità in campagna e nelle altre regioni limitrofe abbiamo avuto un flusso in uscita piuttosto alto, però l'azienda sanitaria di Potenza si è rimboccata già da tempo le maniche e sta dando una risposta congrua e significativa alla funzionalità del servizio. Forestazione e Via Blu, cantieri al via dal 29 maggio prossimo, è quanto è emerso al termine del tavolo convocato ieri pomeriggio in regione, a cui hanno partecipato l'assessore alle politiche agricole e forestali Luca Braia, il dirigente e i funzionari dell'ufficio foreste, rappresentanti sindacali di Fly CGL, Fly CISL e Willa Will. Sono in via di risoluzione le criticità relative alle aree programma ed è disponibile l'avviso per la shortlist attraverso cui sarà effettuata la riassunzione degli addetti da impiegare nel progetto V-Blu a partire da oggi sul sito del consorzio di bonifica Bradano e Metaponto. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 23 maggio e martedì 23 maggio sarà convocato un incontro con i comuni capofila delle aree programma per coordinare l'inizio delle attività. Agenti dell'ufficio Sassi della Polizia Locale controlleranno palmo a palmo non solo tutte le strutture ricettive del centro storico e delle aree turistiche, i bed and breakfast, le guide abusive, le case vacanze, ma anche i cartelli selvaggi e le auto parcheggiate in violazione del codice della strada. Ad annunciarlo l'assessore Sassi Paola D'Antonio, nel sottolineare che Matera non può sottostare a meccanismi di abusivismo che non appartengono alla sua storia e alla sua cultura. Nuova linfa per l'Unione delle Proloco Lucane. La Banca di Credito Cooperativo di Basilicata si è resa disponibile a collaborare attraverso il Fondo Etico e ieri la presentazione del cartellone delle iniziative per il 2017. Ce ne parla Roberta Nardacchione. Appena 200.000 euro dalla finanziaria regionale da ripartire per l'oltre un centinaio di proloco lucane, preziose per il turismo, per l'organizzazione di eventi e quindi per la sopravvivenza della vita socioculturale delle proprie comunità. Diventa così non di poco conto la partnership con la Banca di Credito Cooperativo di Basilicata, ufficializzata stamane dalla sede di Potenza. Una sinergia importante, ha sottolineato il presidente dell'Umpli Basilicata, Rocco Franciosa, per la disponibilità offerta per mettere in piedi gli eventi del cartellone deliberati a Matera nel corso dell'ultima assemblea. Non solo risorse ma anche servizi di cui potranno beneficiare le proloco lucane, messe a disposizione dal Fondo Etico della BCC Basilicata, un fondo annuale di 500.000 euro in beneficenza che deriva da parte degli utili della gestione e che sostiene da circa 3 anni diverse attività culturali, sportive e solidali con ricadute sociali per il territorio. Presentato anche il cartellone di eventi dell'Umpli Basilicata, che prevede una serie di attività formative. Si inizia, ha fatto sapere il presidente Franciosa, il prossimo 28 maggio da Corleto Perticara con 3 appuntamenti, dalla sicurezza dei prodotti alimentari nel volontariato associativo alla promozione del territorio attraverso i social network, fino a parlare di sicurezza e normativa fiscale per sagre ed eventi. A seguire il 25 giugno a Valsinni, con la partecipazione di tutte le proloco aderenti, dal parco letterario di Isabella Morra per l'anno dei borghi indetto dal MIBACT. Il 17 dicembre la conclusione a Matera con il consueto premio Umpli. E da parte mia è tutto, ora vi lascio alle previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.
Buongiorno a tutti i telespettatori della Nuova TV, sono tornate un po' di piogge nel corso di questa settimana, piogge localmente anche abbondanti, tra lunedì e martedì in alcune zone della regione ci sono stati dei fenomeni alluvionali, dei fenomeni grandinigeni, e spicca il dato di Marsico Nuovo dove lunedì in poche un'ora e mezza, due ore sono caduti circa 80 mm di pioggia, e la pioggia che normalmente cade tra maggio e giugno, insomma in due mesi, è caduta in due ore, praticamente quella zona della Val d'Agri è stata molto bersagliata, così come gran parte dell'alta e media Val d'Agri, con piogge davvero forti. Abbiamo sentito anche di grandinate su Tursi, purtroppo sono sempre dannose queste cose, ma la pioggia, dicevo, ci vuole, la pioggia è necessaria, siamo in regime pluviometrico davvero deficitario, le dighe cominciano a risentirne, sono tutte comunque sotto le medie, insomma una situazione da tenere sotto controllo, una situazione non dico critica ma molto preoccupante. Vedremo se le piogge previste nella prossima settimana potranno in qualche modo rimpinguare un poco questi invasi. Però facciamo i conti anche con un'anomalia termica importante, le temperature nell'ultima settimana sono state ancora una volta superiori alle medie, e vediamo anche il quadro grafico tratto dal sito Meteogiornale, questa è la situazione dell'ultima settimana, notate l'Europa in anomalia termica positiva su tutta la zona centro-occidentale, vedete si notano soprattutto le macchie più rosse e scure nell'Europa centrale, tra la Germania, la Francia occidentale, anche l'Italia, la Spagna, denotano una presenza di temperature decisamente superiori alle medie. Invece, di contro, sul lato europeo del continente, sulla Russia, le temperature lì sono molto più basse della media nell'ultima settimana. Dicevo, infatti, come vi ricordate, la settimana scorsa vi ho postato la foto delle nevicate che ci sono state nei paesi baltici, insomma, l'inverno da quelle parti è ancora presente. Vediamo l'immagine del satellite, cosa ci mostra? Ci mostra un cambiamento di questa situazione che abbiamo visto dal punto di vista termico, c'è molta aria fredda che scende invece questa volta, vedete, a nord dell'Irlanda, quel ciclone proprio che si attorciglia, dove le nuvole si attorcigliano su se stesse, e sta scendendo verso sud, la parte più avanzata di questa aria fredda è la perturbazione che attualmente sta interessando l'Italia settentrionale, dove già sono in atto dei fenomeni, esiste ancora un po' di alta pressione al sud, ma anche qui è in attenuazione la pressione. Vediamo l'immagine ingrandita dell'Italia, ci mostra appunto la presenza di quelle macchie molto luminose bianche sull'arco alpino, dove si stanno verificando dei temporali in queste ore, altre piogge sono presenti tra Toscana e Umbria, e un po' di pioggia vedete sul Tirreno, una perturbazione che avanza però a scontrarsi con il muro dell'alta pressione, quindi non ci saranno piogge significative nelle prossime 24-36 ore. Andiamo a vedere infatti la situazione riferita alla previsione per la seconda parte di oggi, una situazione che continuerà a vedere cielo sereno, quindi avremo un po' di velature possibili sulla parte nord della regione, un po' di nubi basse sulla parte tirrenica, ma nel complesso una bella serata all'insegna del bel tempo, quindi con temperature anche gradevoli, siamo nelle medie stagionali. La giornata di domani ci mostra ancora una volta la Basilicata piuttosto sgombra da nubi, soprattutto sulla parte orientale, però nel corso della giornata avremo un aumento della nuvolosità. Vediamo infatti sulla parte occidentale, soprattutto nella seconda parte della giornata, i venti da ovest in rinforzo porteranno della nuvolosità via via più spessa, più significativa. Discorso a parte invece per quanto riguarda le zone tirreniche, dove i venti da ovest da subito produrranno un effetto stau, quindi là su quelle zone, sulla costa marateota, potrebbero esserci piogge, non dico per tutta la giornata, ma insomma per gran parte del giorno, piogge piuttosto fastidiose e discontinue, ma comunque presenti. Poi nella notte il tempo tenderà a peggiorare a partire da ovest. La situazione dei venti, dicevo, venti in rinforzo, domani scende la pressione, ogni qualvolta la pressione scende o sale c'è una differenza barica, e quindi ci stanno i venti che vanno a compensare questo divario barico, e la situazione vede un vento in forte aumento, quindi domani avremo raffiche via via sempre più forti, da moderati fino a forti in serata, venti da ovest e sud-ovest, insomma una situazione occidentale, con i mari che naturalmente saranno quasi calmi o poco mossi, ma il Tirreno rapidamente diventerà mosso e poi per la domenica vedremo anche molto mosso. Le temperature domani cominciano a scendere sulla parte occidentale di un paio di gradi, 19 gradi a Potenza e la minima sui 9 gradi, Matera invece con i venti da ovest di caduta dall'Appennino avrà ancora temperature piuttosto alte, decisamente superiori alle medie, 25 la massima e 13 la minima. La domenica c'è un cambiamento, la perturbazione che vedevamo arrivare da nord-ovest sull'Italia settentrionale tenderà a interessarci più direttamente, quindi soprattutto le zone adriatiche centrali e poi in successione quelle meridionali, quindi Puglia e Basilicata saranno colpite, quindi la zona più a nord della regione, Vulture Meffese in primis, avrà piogge significative. Vediamo la grafica riferita a domenica, vedete le piogge che per gran parte della giornata cadranno sulla parte centro-nord del Potentino,
con qualche temporale isolato, temporale che potrà verificarsi anche sul resto della regione, ma meno probabile. Come vedete, insomma, più probabile sulle zone centro-settentrionali, dove si vedrà poco il sole. Invece sul resto della regione qualche schiarita giocherà a nascondino con il sole e con le piogge, dove però saranno sempre più meno probabili, scendendo verso sud dei confini con la Calabria. Il vento, dicevo, vento molto forte, e infatti soprattutto nella prima parte di domenica avremo il maestrale, ruoterà maestrale nel frattempo da sud-ovest a nord-ovest tra sabato sera e domenica mattina, venti moderati o forti, quindi si acuirà anche la sensazione un po' di freddo, perché le temperature, come potete vedere dalla grafica, saranno in diminuzione piuttosto sensibile, non tanto le minime, perché con il cielo nuvoloso e con il vento non scenderanno più di tanto, vedete 8 gradi a Potenza, 12 a Matera, ma saranno le massime a perdere molti gradi, quindi intorno 13-14 gradi a Potenza, quindi valori che sono sicuramente sotto le medie di 4-5 gradi. Dopo tanti giorni con temperature superiori avremo una diminuzione del valore termico e dicevo si farà sentire maggiormente il freddo, soprattutto in serata, per la presenza del vento. I mari, inutile dirlo, con questa ventilazione saranno con motondosi in aumento, quindi mosso lo Ionio, molto mosso il Tirreno, perché i venti appunto provengono da nord-ovest, quindi sono sotto costa, avremo un aumento del motondoso. Cosa ci aspetta per i giorni successivi? Questa perturbazione, diciamo, passerà piuttosto rapidamente, quindi domenica sera lascerà spazio a schiarite. Lunedì si presenterà una giornata all'insieme del bel tempo, almeno nelle prime ore della giornata, a parte un po' di nuvolosità residua. Andiamo a vedere la previsione per lunedì. Però poi nel pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità, soprattutto, diciamo, tra la parte meridionale della regione e la Val d'Agri, dove potrebbero esserci delle piogge sparse. È difficile che le piogge possano raggiungere la parte nord della Basilicata, così come quella orientale, dove il sole dovrebbe splendere per tutta la giornata. Siamo all'appuntamento per il prosieguo della prossima settimana. La cartina degli spaghetti è ormai diventata un abitué del nostro appuntamento meteo, e vediamo subito questa cartina. Gli spaghetti, ripeto, sono tante tendenze riferite alle previsioni per i giorni successivi, quindi vedete la parte di sopra riferita alle temperature e la parte di sotto alle precipitazioni. Quindi andiamo a vedere la prima parte riferita alle temperature. La linea rossa, vi ricordo, è sempre la media di questo periodo, delle temperature che si dovrebbero registrare intorno ai 1500 metri di quota. Notiamo la diminuzione tra sabato e domenica, come vi dicevo avremo una forte diminuzione con temperature di 4-5 gradi sotto le medie. Poi vedete, da lunedì in poi le temperature tendono a risalire e per diversi giorni dovrebbero oscillare tra le medie del periodo e qualche grado in più al di sopra delle medie del periodo. Quindi dal punto di vista termico nessuna preoccupazione, avremo un maggio senza lode, senza infamia, insomma, nelle medie stagionali. Per quanto riguarda invece le precipitazioni, dalla settimana prossima, a parte la pioggia, vedete, di domenica lì in basso, quelle piccole curve domenica, tra martedì e mercoledì sembra presentarsi una buona dose di pioggia, soprattutto sulle zone interne della Basilicata. Per alcuni giorni avremo possibilità di precipitazioni e avremo soprattutto un'instabilità pomeridiana, quindi legata a nuvole ad evoluzione diurna. Quindi per i prossimi giorni nessuna ondata di caldo in arrivo. Copriamoci domenica perché farà piuttosto freddo, soprattutto nel Potentino, pioverà, e poi nei giorni successivi le mattinate con bel tempo, con sole, ma nel pomeriggio mettiamo sempre l'ombrello in macchina o insomma nella borsa, perché le piogge saranno sempre dietro l'angolo. Per oggi è tutto, arrivederci sulla Nuova TV.